Siamo. La pausa per le nazionali ci ha regalato le gioie degli azzurri, ma anche tante indicazioni interessanti in giro per l'Europa e non solo, perché adesso il campionato torna, ma il mercato avanza in vista della riapertura di gennaio e vediamo adesso quali sono i principali nodi, perché in casa Milan c'è sicuramente la vicenda di Rafael Leao che cattura le attenzioni. Il giocatore con la nazionale portoghese ha giocato la prima partita, la seconda è entrato solo nei minuti finali, però ha anche ascoltato con interesse le parole di Paolo Maldini, che ha dichiarato tutto il suo ottimismo sul rinnovo, e però non c'è ancora un appuntamento e le distanze fra le parti sono considerevoli, perché comunque il Milan non è andato oltre quota 5,5, mentre il giocatore se ne aspetta 7 e soprattutto vuole che i rossoneri si impegnino a pagare insieme al Lille quei 19 milioni pretesi dallo Sporting Lisbona per la fuga di Rafael nel 2018. Questa è una vicenda intricata che in questo momento non ha una soluzione e la certezza è che il Milan per uscirne deve investire almeno 65 milioni in questa operazione. Lo farà entro la fine dell'anno e l'augurio è quello di un sì, però se così non fosse si entrerebbe in una pericolosa zona d'ombra. È altrettanto chiaro però che Maldini e Massara, al di là dei rinnovi, c'è anche quello di Bennacer, è quello comunque di tutti i giovani all'orizzonte, c'è la questione del centravanti, perché Ibrahimovic sta tornando, ma Giroud è infortunato, Origi ancora non si è visto e in prospettiva della prossima stagione il programma vuole che arrivi un attaccante di prospettiva. E allora, abbiamo parlato nella scorsa puntata dell'ipotesi di Broia, il attaccante anglo albanese del Chelsea, che potrebbe rientrare in un'ipotesi di scambio con Leao, ma non c'è solo lui, ci sono tanti nomi interessanti. E a questo proposito giunge notizia che gli osservatori rossoneri abbiano seguito da vicino l'ultima impresa di Benjamin Sesko, l'attaccante sloveno che contro la Svezia ha confezionato un gol strepitoso. Ma non c'è solo questo, perché Sesko ha appena 19 anni, nel Salisburgo è già protagonista nel campionato austriaco, tanto è vero che la casa madre dell'Lipsia lo ha già chiamato a rapporto. La sua posizione contrattuale è molto chiara, ha firmato in estate sino al 2028 per il colosso della Red Bull in Bundesliga e poi è stato girato in prestito appunto alla consorella Salisburgo. Quindi a prima vista è un talento inavvicinabile, perché il Lipsia evidentemente è poderoso, ma sarà davvero così? Perché Sesko, o Sesko che dir si voglia, ha sicuramente l'età e le qualità per diventare il nuovo oggetto dei desideri per la prossima estate. E il Milan è giustificato che si guardi intorno, che cerchi di capire quanto costi davvero questo nuovo goleador che molti hanno paragonato, guarda caso, proprio a Haaland, il norvegese che anche nel City sta facendo gol a raffica. Questo è il futuro e il Milan, lo abbiamo visto in questi anni, e si è sempre mosso con grande anticipo. Vediamo quale può essere il nome giusto, ma in avanti qualcuno dovrà arrivare. Magari tornerà anche Lorenzo Colombo, che nell'Under 21 anche lui ha fatto un gol molto molto bello e che nel Lecce si sta facendo largo. Vedremo. Il Milan è sempre molto attento. In casa Inter si rincorrono le indiscrezioni legate anche alla scelta forte di Zhang di dare la notizia dell'iniezione da 100 milioni per il futuro dell'Inter e anche per finanziare il rinnovo di Milan Skriniar. Questa
è la vicenda principale in casa nerazzurra, perché? Perché dopo il mancato no, anzi dopo l'orgoglioso no al PSG a fine agosto, la proprietà cinese, Marotta e Ausilio intendono confermare la stessa linea anche per i prossimi mesi. Ecco perché si profila un'offerta importante al difensore slovacco che, ricordiamolo, è stato lusingato da una proposta francese con un contratto da 9 milioni netti all'anno. Adesso ne guadagna 3,8 e si potrebbe pensare a un accordo sulla base di 6 milioni, cioè sulla cifra che attualmente lega Lautaro Martinez all'Inter, il top player nel senso economico, perché ricordiamolo, Lukaku è in prestito e la sua vicenda contrattuale è anche caratterizzata dal decreto crescita, cioè dallo sconto fiscale che aiuta non poco la società di Viale della Liberazione. Insomma, sono tutti questi aspetti finanziari che in questo momento tengono banco con una squadra che alla ripresa ha subito un test probante contro la Roma. Inzaghi deve recuperare terreno, c'è fermento, l'ambiente aspetta rivincite, e questo si lega tutto ad un momento di mercato chiaramente molto molto delicato. Ecco perché la vicenda di Skriniar assume una particolare importanza, ma non c'è solo lui, perché c'è De Vrij in scadenza e poi ci sono gli altri giocatori che prima o poi dovranno fare questo passo anche per il futuro. Mi riferisco anche allo stesso Bastoni, che ricordiamolo è in scadenza nel 2024. Insomma, il lavoro per Marotta e Ausilio è tanto, perché un grande club come l'Inter deve cambiare pelle giorno dopo giorno per poter tenere alta l'asticella delle ambizioni. Ed evidentemente i nerazzurri hanno tanto da inseguire e quindi non hanno certo acquisito la tranquillità. Vogliono vincere, soprattutto perché nonostante il progetto per lo stadio stia andando avanti in parallelo con il Milan, in condominio con i rossoneri, la rivalità è sempre tanta. Il giro di partite nazionali evidentemente ha fatto bene alla Juventus, perché le prestazioni dei bianconeri con le rispettive maglie sono state incoraggianti. Ovviamente Bonucci protagonista in National League nella squadra di Mancini, ma anche Kostic e Vlahovic con la Serbia che si prepara al Mondiale. E non basta. La realtà comunque è che in questi giorni alla Juve devono guardare alla preparazione della partita con il Bologna, che ha un'importanza fondamentale. Allegri ha atteso una striscia di risultati impegnativi, no? Perché deve rincorrere in campionato e soprattutto deve cercare il miracolo in Champions League, andando a vincere a Lisbona per conservare il diritto ad andare agli ottavi. Ma non c'è solo il campo, perché il mercato comunque tiene banco anche in questo caso sul tema dei rinnovi. Non c'è una novità immediata per Rabiot, che dopo il no al Manchester United prova a tornare abile e arruolato per dimostrare la sua importanza nella Juventus, e poi vedremo se asseconderà l'idea del club bianconero di rinnovare per molti anni. Poi c'è la vicenda di Cuadrado, ma anche quella di Alexandro, il terzino brasiliano, ormai chiaramente in uscita. Sono tutte vicende da gestire con cura, ed è il motivo per cui Cherubini si sta prendendo tempo, ma non sta assolutamente trascurando la politica dei rinnovi, ben sapendo però che soprattutto il discorso del terzino mancino è delicato in prospettiva. Se davvero Alexandro andrà via, attenzione allora alle voci di un'attenzione della Juventus per Grimaldo, l'esterno che già abbiamo visto all'opera direttamente, molto molto efficace. Anche questo è un obiettivo costoso, però la Juventus, che ha chiuso il bilancio con un passivo
da 250 milioni e passa, deve programmare le prossime stagioni con razionalità, ben distribuendo gli investimenti e cercando di tenere ben ferma la valvola degli stipendi, vero problema nato negli ultimi anni.